Per l'amor di Dio apri la porta, è l'ultima disperata richiesta del comandante dell'Airbus della Germanwings ad Andreas Lubitz prima dello schianto sulle Alpi francesi. Sono le raggelanti registrazioni della scatola nera riportate oggi dal tabloid tedesco Bild. Un altro quotidiano rivela che gli investigatori hanno trovato antidepressivi nell'appartamento del copilota che soffriva di una grave malattia psicosomatica, oltre che di depressione e sindrome da affaticamento. Matteo Renzi si prepara alla battaglia sull'Italicum domani nella direzione del Partito Democratico dopo l'aspro scontro con il leader della FIOM Maurizio Landini, che ha portato in piazza la sua coalizione sociale e attaccato il governo. Siamo stanchi di spot, per noi è peggio di quando c'era Berlusconi, la replica del Premier, sono le uniche proteste al mondo che arrivano mentre l'occupazione migliora. Clima da resa dei conti in Forza Italia. Dopo le stoccate di Romani, oggi Toti va all'attacco. Dirigenti che per 20 anni hanno fatto da tappo ad ogni persona nuova, ora si ergono a paladini del rinnovamento, mentre Berlusconi sorvola sulle polemiche interne e afferma che da Milano riparte la sfida alla sinistra. Tra imponenti misure di sicurezza, Tunisi marcia contro il terrorismo. 11 giorni dopo la strage jihadista al Museo del Bardo, in piazza migliaia di persone insieme ad alcuni leader mondiali. Per l'Italia il Premier Renzi e la Presidente della Camera Boldrini, uccisi in un blitz il ricercato algerino leader della cellula legata all'attentato. E sono iniziate nel sangue le elezioni presidenziali in Nigeria. Il gruppo jihadista Boko Haram fa oltre 40 vittime, alcune delle quali decapitate alle urne nel weekend. 60 milioni di persone. Per la vittoria un testa a testa tra il presidente uscente Goodluck Jonathan ed il generale Muhammad Buhari, ex esponente della dittatura militare. Nello Yemen, intanto, proseguono i raid aerei sauditi, distrutti tutti i caccia dei ribelli sciiti Houthi. Ed in Malesia la Ferrari torna grande, Sebastian Vettel con una gara perfetta supera il campione del mondo Hamilton e conquista la prima vittoria al volante della rossa, quarto Raikkonen. L'ultimo successo del cavallino risaliva a quasi 2 anni fa, esulta il presidente Marchionne, una gara sensazionale, delude invece l'Italia del calcio, azzurri fermati sul 2-2 dalla Bulgaria a Sofia, pareggio nel finale dell'oriundo della Sampdoria Eder. Buongiorno dal telegiornale della 7, in primo piano allora le ultime frasi che emergono dall'analisi delle scatole nere. Per questa frase, per l'amor di Dio apri la porta, pronunziata disperatamente dal comandante dell'aereo, dell'Airbus, della Germanwings, che è stato fatto precipitare invece, come sappiamo purtroppo, dal copilota Lubitz. Continuano intanto le ricerche a pochi metri dai resti del relitto aereo della seconda scatola nera che potrebbe contenere altri particolari, altre verità su questa tragedia, mentre aumentano i dettagli a comporre un quadro anche clinico assolutamente inadeguato al volo per il copilota Lubitz. Sono ormai 6 giorni che sulle impervie montagne della Provenza si cercano i resti dei passeggeri della Germanwings, frammenti di corpi tra i quali sembra sia stato individuato, identificato anche quello di Andreas Lubitz, il copilota 27enne che avrebbe volontariamente fatto precipitare l'Airbus, mentre invece non è ancora stata ritrovata la seconda scatola nera necessaria a completare le indagini e integrare quanto rivelato dal cockpit voice recorder. Per il momento quello che fa più impressione sono le grida strazianti del comandante, uscito per andare in bagno e rimasto chiuso all'esterno da Lubitz, determinato a portare a termine il suo drammatico piano. Per l'amor di Dio, apri la porta, apri questa maledetta porta, urla Patrick Sondemeyer, mentre con un pesante oggetto, forse col piede di porco in dotazione al velivolo, cerca disperatamente di sfondarla. In sottofondo le urla altrettanto strazianti dei passeggeri che vedono la morte in faccia. Materiale riportato dall'edizione domenicale del tabloid tedesco Bild,
che afferma di averlo potuto ascoltare. Ecco dunque che emergono altri particolari, come le conversazioni nei primi 20 minuti di volo, scambi cordiali tra i due piloti, tranquilli, fino a quando il comandante chiede, come da prassi, al suo secondo di preparare l'atterraggio a Düsseldorf. E qui Lubitz sembra che risponda: speriamo, vedremo, senza suscitare però sospetti in Sondermeyer, che si alza ed esce. Andreas Lubitz era malato, questo appare ormai quasi come una certezza, ansia e instabilità psichica ricorrente, certificata da alcune note personali ritrovate dalla polizia tedesca nell'abitazione, conservate assieme a psicofarmaci e certificati medici mai presentati, che lo esentavano dal lavoro anche il giorno della tragedia. Una situazione aggravata, secondo il New York Times, che vanta un canale di informazione privilegiato tra gli inquirenti, da un problema agli occhi che avrebbe potuto portarlo molto presto alla non idoneità al volo. L'angoscia di Lubitz infatti era proprio questa: non potere più volare, vedere infranto il sogno di diventare comandante della Lufthansa, la compagnia di linea tedesca proprietaria al 100% di Germanwings, un'ambizione così fortemente voluta da spingerlo ad un gesto tanto estremo quanto insensato. Ma la domanda che tutti a questo punto si fanno è la seguente: è mai possibile che nessuno del suo entourage, che pure aveva notato il disagio del giovane pilota, avesse pensato di fare o dire qualcosa? E soprattutto la compagnia aerea, che tramite il suo portavoce ha detto con disarmante naturalezza di non possedere informazioni sulla salute dei propri dipendenti, ha delle responsabilità? Per l'amministratore delegato Carsten Spohr al momento non ci sono motivi per un mea culpa, ma sulla stampa tedesca oggi già si possono leggere editoriali in cui ci si interroga sull'insensatezza di sentirsi infallibili e su un sentimento di superbia, dice il Der Spiegel, durato in Germania troppo a lungo. Il premier Matteo Renzi si prepara a dare battaglia alla direzione del PD, a premere ancora un'accelerazione sulla riforma elettorale, a reagire anche alle dure accuse che sono arrivate al suo indirizzo dopo la manifestazione di ieri di Landini, che ha portato in piazza, manifestazione indetta dalla FIOM, ha portato in piazza una voce forte di opposizione al governo. Con lo sguardo rivolto alla direzione del PD di domani risuonano gli attacchi rivolti ieri da Maurizio Landini a Matteo Renzi nella prima manifestazione a Roma di Coalizione Sociale. Renzi peggio di Berlusconi, siamo stanchi di spot e slide, contrasteremo il Jobs Act con ogni mezzo, l'attacco frontale del segretario della FIOM, che ribadisce che il sindacato non è un partito ma che comunque ha una soggettività politica. Sono le uniche proteste al mondo che arrivano mentre l'occupazione migliora, la controreplica di Renzi. La nostra unica ossessione è creare lavoro e far ripartire l'economia. Un muro contro muro in cui la minoranza Dem si posiziona. Fassina, Bindi e Civati alla manifestazione c'erano. Assenti Bersagnani. Molti dal PD se ne sono andati. Ieri erano in piazza, sottolinea Fassina. Io non abbandono il partito, ma occorre cambiare rotta. Mentre Rosi Bindi si smarca da Landini, Renzi non è peggio di Berlusconi, ma non bisogna sottovalutare che una parte del paese la pensa così. Dal bersagnano Cesare Damiano arriva una precisazione: in piazza con la FIAM non c'ero perché non condivido le motivazioni della manifestazione, che sono antigovernative. Landini contesta totalmente il Jobs Act, mentre io ho lavorato a quel provvedimento cercando di portare correzioni a vantaggio dei lavoratori. Ma il terreno di battaglia alla direzione del PD di domani sarà l'Italicum, e il rischio è di nuovo quello di uno strappo tra la minoranza e Renzi. Il segretario Premier chiederà infatti un voto sulla riforma elettorale prima che questa approdi nell'aula di Montecitorio il 27 aprile, in piena campagna elettorale per le regionali. Ma gli spazi di mediazione sembrano pochissimi. Chi cercherà di bloccare le riforme bloccherà la ripresa che è in atto, e questa prospettiva folle non è quella del PD, taglia corto il ministro Boschi. Lavoreremo ad un accordo, assicura il vice segretario Serracchiani, ma l'intesa per la minoranza Dem passa solo attraverso le modifiche di quei punti dell'Italicum che ritengono inaccettabili, a partire dai capilista bloccati. Ed è proprio su questo passaggio che potrebbe arrivare la proposta di mediazione: non toccare la legge, ma fare le primarie anche per i capilista, sminando in questo modo la critica fatta a Renzi di nominare direttamente i futuri parlamentari. Per il momento però Civati alza ancora il tiro, invitando la minoranza a disertare la riunione di domani. Così, dice, Renzi potrà avere il 100% dei voti.
E c'è aria tesa anche all'interno del centrodestra, dove dopo gli attacchi ieri di Romani arrivano oggi quelli di Toti. Sono tutti all'indirizzo della retroguardia del partito, che si pavoneggia di essere fonte di rinnovamento, mentre di fatto rallenta e frena questo ricambio anche generazionale. Se sono pentito di aver sollevato questo polverone, no, non lo sono affatto. Anzi, spero che tutto questo serva a qualcosa. Paolo Romani, il giorno dopo, dopo le parole che dette da lui, da uno tradizionalmente guardingo, acquistano un sapore particolare, quello di bollinatura ufficiale su un cantiere, Forza Italia, che a chiudersi non ci pensa nemmeno per idea. Doveva essere 2.0, finora se evoluzione c'è stata, è stata però solo per frizioni, disagi e polemiche, che le prossime elezioni regionali di maggio contribuiscono ad accentuare in un partito che rischia di venire soffocato da alleanze impossibili, con l'estremista Salvini che dice cose terrificanti o con Alfano Servo sciocco di Renzi, così Romani ieri, dove qualcuno evidentemente non ha ancora perso le speranze di rianimare il patto del Nazareno. Esemplificativo il botta e risposta a Romani Brunetta, il primo che gli dà dell'intransigente, il secondo che dice meglio intransigenti che inesistenti. Che prima o poi anche Romani, spiazzato insieme a Verdini e Letta dalla fine del patto del Nazareno, avrebbe rotto il silenzio, lo si poteva anche immaginare, Verdini invece ancora no. Dove porteranno invece le sue denunce non si sa, di sicuro non in quel clima da Accademia dei Concordi che Berlusconi e il consigliere Toti invocano inutilmente da tempo. E se di una qualche unità si deve proprio parlare, è solo quella delle varie anime del partito, ritrovatesi sempre più contro il cosiddetto cerchio magico, capitanato dalla senatrice Rossi e il consigliere Toti, con figure come la Gelmini, coordinatrice regionale per la Lombardia, madrina del convegno di ieri, in una sempre più circoscritta zona di mezzo. Che tutto sia interpretabile come un conflitto tra vecchio e nuovo, lo dice stamattina proprio Toti. Oggi assistiamo a dirigenti che per 20 anni hanno fatto da tappa ogni nuova persona e ora si ergono a paladini del rinnovamento. Credo che molti cerchino di fare solo un ultimo giro su quella che è stata una giostra di privilegi grazie ai voti di Berlusconi, ma tutti non si accorgono che se continua così gli elettori chiuderanno il Luna Park. Il portafoglio invece lo ha già chiuso Berlusconi, una sede con affitti arretrati da pagare, parlamentari che non versano i contributi dovuti, personale in cassa integrazione, un carro sul quale non si sale più volentieri come un tempo. Sono tutti riflessi pratici di una fase sempre più dilatata che Romani ieri ha chiamato cessione di sovranità. E Berlusconi che fa? In collegamento telefonico, sorvola sulle polemiche interne, afferma che la sfida alla sinistra ripartirà da Milano, tiene il punto su Renzi, anche stamattina il paese non è democratico e il 51% delle persone vorrebbe andare via, e fa trapelare la possibilità di ricorrere all'ennesimo spariglio, l'ex ministra Mara Carfagna come nuova coordinatrice nazionale. Si vota in Nigeria per le presidenziali e per le politiche. L'incubo di Boko Haram si è realmente manifestato, molti gli attacchi e le vittime dei temuti attentati. Bombe nel sud, decapitazioni nel nord e un voto nel sangue, quello in Nigeria, con Boko Haram, il gruppo jihadista che di fatto controlla una fetta consistente degli stati settentrionali, che ha preso di mira i seggi uccidendo oltre 40 persone. Il voto nella più popolosa democrazia dell'Africa, già rimandato di 6 settimane proprio per le minacce dei terroristi, procede con grande difficoltà, tanto che la commissione elettorale ha dovuto estendere le procedure in almeno 300 dei 150.000 collegi per problemi legati al riconoscimento dei partecipanti nonostante l'introduzione di una nuova carta di identità biometrica. Dunque oggi si torna a votare in alcune aree incluse parti della capitale Lagos e il risultato non verrà annunciato prima di altre 48 ore. A contendersi il potere sono l'ex generale golpista Muhammadu Buhari, musulmano, candidato del congresso di tutti i progressisti. Buhari ha guidato il paese dall'83 all'85 e l'ex uomo forte della Nigeria si candida alla presidenza per la 4ª volta consecutiva. Fino ad ora ha sempre perso, ma in questa tornata il suo messaggio di lotta senza quartiere a Boko Haram sembra trovare consenso nel paese. Contro di lui il presidente uscente Goodluck Jonathan, di religione cristiana pentecostale, che spera in un secondo mandato. Jonathan potrebbe scontare la sua incapacità di arginare il terrorismo nonostante i successi nelle ultime ore. Proprio ieri il Ministero della Difesa nigeriano aveva annunciato di avere distrutto i centri di comando dei jihadisti a Gaza. L'offensiva del governo non è comunque riuscita ad impedire gli attentati annunciati da tempo da Boko Haram. Le elezioni non si svolgeranno in un clima pacifico, anche se ciò dovesse costarci la vita, aveva detto via Twitter il leader dei jihadisti Abubakar Shaku. Nei sondaggi due candidati sono dati alla
pari e potrebbero ritrovarsi faccia a faccia in un ballottaggio estremamente teso. Si temono infatti incidenti come accade dopo il voto del 2011, quando ci furono oltre 800 morti. Per evitare una nuova strage, sia Jonathan che Buhari hanno firmato un patto nel quale si impegnano a rispettare il risultato delle urne. E tra ingenti misure di sicurezza si sta svolgendo a Tunisi la marcia di lotta contro il terrorismo, alla quale partecipano, un po' come è stata per Parigi, tutti i leader del mondo. È una marcia che si svolge 11 giorni dopo l'attentato dell'ISIS al Museo Bardo, l'attentato nel quale hanno perso la vita molti turisti. Parigi, Copenaghen, Tunisi, stessa lotta al terrore, basta, odio e morte. Una parola d'ordine per tutti e niente, insegne, simboli politici né di partito. La mezzaluna con la stella in campo rosso è la sola bandiera a sventolare nel fiume di persone che sfila nel cuore della capitale tunisina. Prima di mezzogiorno in decine di migliaia hanno cominciato a marciare da piazza Bab Sadoun. 11 giorni fa l'attentato jihadista, oggi il mondo è il Museo Bardo, dice lo slogan della grande manifestazione contro il terrore. Terrorismo integralista voluta dal presidente Essebsi. Il giusto modo per lanciare il messaggio che il paese vuole ripartire unito in difesa della democrazia e dei valori che respingono ogni estremismo violento di qualsiasi matrice. Il modello è la marcia popolare che a gennaio portò tutta Parigi a manifestare contro gli attacchi omicidi alla redazione di Charlie Hebdo, e come a Parigi tanti leader mondiali hanno portato personalmente il loro sostegno alla lotta per la libertà dal terrore. Davanti al museo, dove il 18 marzo si è scatenato l'assalto del comando jihadista, si riuniranno il presidente francese Hollande e il premier Valls, Matteo Renzi con la presidente della Camera Boldrini, il capo dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, il presidente polacco Komorowski, per Berlino e Madrid i ministri degli esteri Steinmeier e Margaglio, e da Bruxelles l'alto rappresentante della politica estera europea Mogherini. Poco fa il corteo ha raggiunto la sede del Parlamento, dove la folla ha intonato in coro l'inno nazionale in un clima sereno e pacifico, ma da giorni la città è presidiata da un imponente dispiegamento di forze di polizia. L'allarme antiterrorismo è diffuso al massimo livello e l'unità speciale dei servizi tunisini, che dà la caccia alle cellule jihadiste, ha annunciato l'uccisione questa mattina di Caleb Shalib alias Lokman Abu Shaker, il presunto capo del gruppo legato all'attacco al Museo del Bardo, che da ieri ha visto allungare ancora la lista delle vittime. È morta in ospedale Huguette Dupé, una turista francese gravemente ferita, ricoverata in ospedale, e con lei sono adesso 22 le persone uccise. Resta sempre confermata l'intenzione dell'Arabia di portare avanti l'azione militare nello Yemen fino alla piena stabilizzazione e recupero di sicurezza nel paese. L'operazione Decisive Storm guidata da Riyadh in Yemen potrebbe continuare per i prossimi 6 mesi, o almeno fino a quando il paese non avrà ritrovato stabilità. Una prospettiva che preoccupa gli stati della penisola araba. In questo, che è il quarto giorno di scontri, gli attacchi aerei sauditi contro le milizie Houthi, filo iraniane che controllano la capitale Sana'a, ha distrutto tutti i caccia rimasti all'aeronautica yemenita. A dirlo è un generale saudita, secondo il quale i ribelli sciiti sono stati costretti ad abbandonare le basi aeree, mentre i bombardamenti mirano ora alle postazioni di missili Scud. Finora i combattimenti sono stati esclusivamente aerei. 15 ribelli Houthi sono stati uccisi stamani nel raid contro il quartier generale della Guardia Presidenziale a Sana'a, ma l'impiego di forze di terra è sempre più probabile, almeno secondo quanto annunciato dal ministro degli esteri yemenita. Ed è proprio per contrastare gli sciiti dello Yemen, definiti marionette dell'Iran, che i leader dei paesi arabi riuniti al summit di Sharm el Sheikh in Egitto decidono di creare una forza militare congiunta, una sorta di alleanza atlantica sunnita. Incassato l'appoggio praticamente unanime in testa all'Egitto di al-Sisi, al termine del vertice della Lega Araba, il presidente yemenita Hadi vola in Arabia con lo stesso jet del re saudita. È da lì che seguirà lo sviluppo del conflitto. In queste ore 600 pakistani stanno lasciando Sana'a per rientrare a Islamabad a bordo di 2 aerei della Pakistan International Airlines. Del gruppo, dopo la decisione di chiudere la propria rappresentanza diplomatica in Yemen, fa parte anche l'ambasciatore Isfan Shami. Il Ministero degli Esteri ha anche precisato che una nave salterà oggi verso lo Yemen per permettere ai 3.000 pakistani residenti nel paese medio orientale di rientrare in patria. Almeno in 1.000 hanno già espresso il desiderio di farlo.
E dopo la sentenza della Cassazione di assoluzione per Amanda Knox e Raffaele Sollecito in merito all'omicidio di Meredith Kercher, a restare in piedi è il dolore dei familiari della vittima di quello che rischia di essere un delitto per sempre ormai avvolto nel mistero. Cosa sia realmente accaduto quella notte del 1 novembre 2007 resta un mistero. Per i familiari di Meredith rimane l'amarezza, come scrive l'Independent, e l'angoscia per una sentenza definita scioccante. Stupore e critiche nei confronti della giustizia italiana, scrive il quotidiano inglese, che parla di atroce errore giudiziario, e ancora questa non è certo la conclusione che i Kercher volevano o si aspettavano. Ora invece aspettano di conoscere le motivazioni di un verdetto che arriva la sentenza di condanna dell'appello bis del Tribunale di Firenze, che aveva inflitto 28 anni e 6 mesi di carcere ad Amanda Knox e 25 anni a Raffaele Sollecito. Per la morte di Meredith l'unico a pagare sarà Rudy Guédé, in carcere dal 20 novembre 2007, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, pena dimezzata per aver scelto il rito abbreviato. Guédé è stato condannato per omicidio in concorso con altri. Rimane il fatto che sulla scena del crimine siano state trovate le tracce di 3 persone, Guédé, Knox e Sollecito. Di altre possibili presenze non è mai stato trovato nulla, tantomeno di Patrick Lumumba, il proprietario congolese di un pub di Perugia che venne ingiustamente accusato dalla ragazza di Seattle, inizialmente arrestato e rilasciato dopo 16 giorni di carcere perché ritenuto totalmente estraneo. Questa sentenza non fa bene alla giustizia, dimostra il potere di cui dispone le persone ricche, e Amanda è americana e ricca. Credo ci siano stati problemi diplomatici con gli Stati Uniti, è stato il commento di Lumumba, che ora vive a Cracovia in Polonia con la moglie. Che cosa ha fatto Amanda non lo so, ma credo che lei sappia perché Meredith è morta, ha detto Lumumba al quotidiano britannico The Guardian. Dopo Amanda, che ieri aveva parlato da Seattle, Raffaele Sollecito si sfoga sul quotidiano La Repubblica. Per 7 anni ho avuto la vita sospesa, ho vissuto con la paura di essere arrestato e di essere invece innocente. Nelle carte, continua il giovane pugliese, non c'era nulla contro di me. Quelle che erano state definite prove si sono rivelati errori. Sollecito ha fatto sapere che domani incontrerà i giornalisti a Roma in compagnia del suo legale Giulia Bongiorno per raccontare la sua verità. E intanto nella Formula 1 c'è da parlare di una straordinaria vittoria, quella di Sebastian Vettel a bordo della Ferrari, ma anche del quarto posto che il cavallino conquista con Raikkonen, sempre nella stessa gara in Malesia, nel circuito di Sepang, che porta appunto la Ferrari dopo 2 anni di nuovo alla vittoria. È tornata la Ferrari, un lampo rosso nella terra dei fulmini. Il Gran Premio di Malesia segna la rinascita del cavallino, guidato al successo da Sebastian Vettel, che interrompe gli ultimi 2 anni di digiuno e delusioni vissuti a Maranello. Da Sepang arriva la conferma che il pilota tedesco, alla seconda gara con la sua nuova macchina, sta bruciando i tempi. Il podio di Melbourne e la prima fila di ieri non sono arrivati per caso. Scattato dal via alle spalle solo di Hamilton, il 4 volte campione del mondo esalta la strategia del team, che al quarto giro cambia tattica sfruttando l'entrata della safety car. Dopo il fuoripista della Sauber di Ericsson, in tanti prendono la via dei box, tutti tranne Vettel, che si mantiene sulle 2 soste, una in meno delle Mercedes. La mossa si rivelerà decisiva. La Ferrari prende il comando e non lo lascia più. Nessun errore, nessuna sbavatura. Le superfavorite tedesche faticano a tenere il passo, quasi incredule, di fronte all'affidabilità e alla tenuta della rossa. Nel finale Vettel si concede il lusso di doppiare la sua vecchia Red Bull, mentre lo scudiero Raikkonen, frenato da un piccolo incidente in avvio, risale posizioni, chiudendo quarto, subito dietro l'iridato Hamilton e il compagno di squadra Rosberg. Il britannico conserva il primato della classifica generale, ma adesso l'egemonia tedesca rischia di vacillare per la voglia di rivincita del cavallino. Solo 22 giri infine per l'ex ferrarista Alonso, al rientro dopo il misterioso incidente di Barcellona. E dallo spagnolo nessun commento al trionfo di Maranello. Ed è meno brillante l'Italia del calcio. A Sofia gli azzurri di Conte non vanno al di là di un pareggio 2-2 in rimonta, decisivo il gol dell'italo-brasiliano Eder.
Per l'Italia la Bulgaria resta tabù. Anche al sesto tentativo della propria storia non riesce a portare via i 3 punti da Sofia e si deve accontentare di un pareggio strappato coi denti nel finale. Finisce 2-2, la peggior partita della gestione Conte, un risultato che costa agli azzurri il primo posto nel girone, occupato adesso dalla sola Croazia. Forse la nazionale paga anche una vigilia agitata dalle polemiche tra Juve e CT sull'infortunio di Marchisio, ma sono poche le attenuanti per una squadra sempre sotto ritmo e priva di qualità, portata anche subito in vantaggio dall'autogol di Miniev. Poche idee nell'organizzazione del gioco affidato a un centrocampo inedito guidato dal poco brillante Verratti. La difesa titolare lascia invece troppi spazi agli avversari facendosi bucare 2 volte in soli 6 minuti. Prima da Popov che con un preciso diagonale sorprende Sirigu, schierato al posto dell'influenzato Buffon, poi da Mizanski che con un guizzo in aria spegne gli azzurri, peraltro privi di rapidità e brillantezza sotto porta. Un'Italia sperduta e allora nella ripresa Conte punta su Soriano, Gabbiadini e l'esordiente Eder. E proprio lui, l'oriundo italo-brasiliano, spegne le polemiche sulla sua convocazione, salvando con un gol bello e pesante il CT dalla sua prima sconfitta. Ma sullo sfondo restano i malumori di Antonio Conte dopo le polemiche con la Juve. Il CT bersagliato dalle critiche per l'infortunio di Marchisio, che addirittura potrebbe tornare in campo sabato prossimo contro l'Empoli, si sente offeso e deluso. Martedì prossimo c'è l'amichevole con l'Inghilterra, proprio a Torino, dove per lui potrebbe esserci anche qualche fischio dagli spalti. Fredda l'analisi della partita di ieri. È inevitabile che bisogna essere molto più cattivi. Quando crei tanto devi comunque tradurre in gol. L'aspetto meno confortante è sicuramente il fatto di aver preso 2 ripartenze e 2 gol. Questo sicuramente pubblicità. Ritrovati in diretta, la linea sta per andare al TG Cronache a Raffaella Di Rosa, mentre vi ricordo che il telegiornale ritorna alle ore 20 con l'edizione condotta da Gaia Tortora. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi. Arrivederci.